Avete intervistato ex commercianti, ex imprenditori, gente che probabilmente nel passato il proprio voto l'ha dato ad un sistema che ha ridotto l'Italia in questi termini. Mi chiedo scusa, ma francamente cosa c'entra il servizio alle Canarie di questi imprenditori o commercianti con chi sta nelle periferie? Quelle sono persone dignitose. Perché io ti ho detto esattamente perché non ce n'è uno di quelli che avete intervistato. Guarda, non ce n'è uno di quelli che avete intervistato che ha vissuto un minuto in una periferia urbana, né a Torino, né a Milano, né a Roma. Detto questo, questa cosa qua non è mica vera, siccome io dalla periferia io ci arrivo e ci vivo tuttora, ho abbastanza idea di che cosa significa vivere in periferia. Guarda che dico una cosa, che ecco, questo ragionamento rischia di portare a farti un altro tipo di ragionamento, cioè che quelle persone che magari in periferia avevano comprato una casa e che per colpa di alcune politiche che convenzionalmente definiamo buoniste si vedono il valore della casa abbattuta perché c'è sotto l'immigrato che spaccia, c'è la prostituta che si prostituisce e il valore di quella casa praticamente si abbatte, capisci bene che il passaggio successivo è: cari miei, noi ce ne andiamo perché cosa mi date di pensione X? Me la vado a spendere fuori. Ma io, guarda, non sono benestanti, non io ti credere. Guarda, rispetto questa idea che tu hai di tutte le periferie italiane, non è esattamente così dappertutto. C'è un tema di rapporto sociale con un pezzo di persone, di cittadini che hanno vissuto e hanno pagato più duramente la crisi? Assolutamente sì. Poi vogliamo discutere nel merito. Gli 80 euro vengono criticati. Viene raccontata una storia che non è vera, perdonami, sulla restituzione. Perché, come vedi, no? Gli 80 euro sono stati dati a circa 10 milioni di persone. Ci sono delle regole che abbiamo messo, possono piacere o non piacere, ma le abbiamo messe. Ci sono gli incapienti e ci sono fino a 26.000 euro. Quindi è colpa loro perché ascoltami, fammi finire. 1.400.000 persone hanno sforato le regole. 1.600.000 che non avevano ricevuto gli 80 euro, li riceveranno. Allora aspetta, perché li riceveranno. Detto, voi questo praticamente non lo dite mai. Hai dato abbi la pazienza. Colpa allora, hai dato abbi la colpa allora. No, l'ho questo chiesto, lo stai dicendo tu. Detto tu. Non sto dando la colpa a loro. Ho detto che queste sono le regole. In un paese normale le regole si rispettano. Allora. Le regole vengono fatte rispettare. Allora se poi iniziate vuoi discutere a pagare i debiti della pubblica amministrazione tutti. Li stiamo, guarda, tutti. I debiti della pubblica amministrazione. Pagateli tutti, se non fosse stato per i governi che si sono succeduti, perdonami, i debiti della pubblica amministrazione. C'è pagali stata una tutti, norma fatta ancora dal governo Letta che per cui li stiamo pagando. Adesso, certo, governate da due anni. Per la verità anni, col governo premessa. Letta sono tre, ti voglio segnalare. Premessa. Non dimenticate i provvedimenti del governo Letta. Perché così premessa è comodo. Premessa. Raccontate sempre solo un pezzo di verità. Esposito, visto che mi invitate, vi racconto un pezzo, anche ascolti, il resto della verità. Lei ha ragione, voglio raccontarla tutta.